Passiamo al punto numero 5, approvazione di piano particolarizzato di iniziativa privata della zona di riqualificazione urbana RU7 Boaria. La parola all'assessore Sassatelli. Si tratta di un'approvazione di un piano particolarizzato in quanto previsto dal piano regolatore, conforme al piano regolatore, è un ambito di riqualificazione e quindi di un'area già considerata consolidata e tant'è che sull'area insistono già dei fabbricati e la norma prevede appunto una riqualificazione attraverso anche un riassetto dei fabbricati esistenti con una parziale demolizione. Infatti esiste una superficie, do qualche numero giusto perché non era in commissione, su circa 550 metri quadri di superficie utile esistente ne rimangono in piedi circa poco più di 300, proprio perché ci va una riqualificazione, visto che si tratta di fabbricati fatiscenti e quindi se ne era previsto proprio da norma l'abbattimento. L'indice di utilizzazione in questo comparto è che è abbastanza circoscritto da una serie di viabilità, è di 0,4, quindi un indice abbastanza contenuto rispetto al tessuto urbanizzato, proprio perché comunque siamo in un ambito non centrale rispetto al territorio urbano e quindi non si voleva incidere più di tanto. Non sono pervenute dagli enti osservazioni specifiche se non l'ASL, che ha fornito sostanzialmente due prescrizioni. Una riguarda il mantenimento dell'accessibilità a un fosso che delimita il comparto, questo soprattutto per consentire le manutenzioni di questo fosso che è un'acqua pubblica, e un secondo aspetto che invece riguarda l'obbligo di prevedere delle insonorizzazioni dal punto di vista acustico nella zona di delimitazione con l'area industriale, però su questo non avendo visto in realtà gli elaborati che erano stati presentati riguardo all'organizzazione acustica, infatti nella relazione poi dell'ufficio nel controdedurre fa notare all'ASL appunto in realtà lo studio sull'organizzazione acustica è stato presentato in modo completo, soprattutto riguardante tutte le zone, le influenze sia dal punto di vista della viabilità che della zona industriale, che invece non è stato da questo punto di vista valutato dall'ASL e veniva richiamato come appunto prescrizione. Per cui di fatto nel recepire questa cosa diciamo che anche la proposta di piano particolareggiato è conforme anche da questo punto di vista. Per cui non ci sono altri dati se non il fatto che lo standard di parcheggio viene reperito tutto, anche se nelle zone RU può essere in parte monetizzato, in realtà viene reperito tutto, mentre invece per il verde viene monetizzata la quota pari all'incremento di edificabilità. Grazie Assessora, chi vuole intervenire? Consigliere Marcello Lesi, Presidente della Commissione. Sì, anche questo punto è molto in commissione, ne abbiamo discusso, chiaramente questo è un piano particolarizzato che andiamo ad approvare perché non abbiamo adottato, quindi aveva la facoltà di arrivare in questo modo. Credo che questo intervento vada a riqualificare un'area che chi non conosce comunque nella zona del Bivio di Pian di Macina, comunque dove c'erano dei fabbricati molto fatiscenti, ex stalle, comunque fabbricati a servizio di vecchi birrocciai e quant'altro, quindi con questo intervento si va a riqualificare una zona abbastanza degradata, tenendo conto che comunque anche l'acqua pubblica con gli interventi
via di sistemazione si andrà comunque a sistemare. Non ultimo, comunque, la parte, diciamo così, della strada cieca che è stata chiusa, diciamo così, diversi anni fa, che era, diciamo, l'ingresso verso Pian di Macina, con la realizzazione comunque sulla strada di diversi parcheggi che comunque per la zona vanno molto molto bene. Credo che sia un intervento comunque abbastanza riqualificante. Grazie, consigliere Lelli, altri? Sì. Consigliere Antinucci. No, in effetti sia un intervento di questo tipo nella zona appunto individuata, credo sia utile e necessario, perché effettivamente quella è una zona che ha avuto la fortuna, cioè, di essere collegata meglio adesso con la nuova strada, anche sia a Fondovalle che alla nazionale, però rimaneva per quella un po' conformazione, per quella situazione di fatto, quindi degradata, una zona un po' di praticamente di sì, non accettabile, e anche un po' che faceva trasparire una realtà di degrado un po' anche a chi passava al passaggio. E quindi, ecco, sicuramente quella è una zona che un po' anche per appunto una serie di situazioni, ecco, io auspico che questo intervento possa portare un po' di, appunto, porterà sicuramente un miglioramento dal punto di vista sia estetico, ma anche un po', diciamo, microsociale di quella zona, perché quindi, insomma, penso che sia motivato molto bene. Grazie consigliere Antinucci. Altri su questo argomento? Consigliere Bolletta? Niente di particolare, non ho potuto partecipare alla commissione. Sono solo curioso, come mai i lavori sono già cominciati? Cioè, tutti quelli che passano vedono che è stato abbattuto parte dei cantieri, per curiosità e per ignoranza, direi. No, è l'unica risposta. No, molto rapidamente, hanno chiesto appunto di poter procedere con una DIA all'abbattimento, e quindi è una, diciamo, non alla nuova costruzione, per cui, diciamo, questo per avvantaggiarsi loro, diciamo, con la tempistica, però ha riguardato l'intervento solo l'abbattimento della porzione che comunque doveva essere abbattuta, e quindi conforme al piano regolatore da questo punto di vista, no? Infatti loro, da quando hanno abbattuto, sono fermi perché attendono ovviamente l'approvazione da parte del Consiglio, quindi il rilascio formale delle autorizzazioni per procedere invece ai nuovi impianti. Veramente? Sì, io aspettavo questa di qualcuno che tirasse fuori questo argomento, perché nella riunione dei capigruppo qualcuno l'aveva ventilato e il capogruppo della maggioranza si era un po' meravigliato anche del fatto che siano già in vendita da diverso tempo degli appartamenti, della pubblicità che vende gli appartamenti, esattamente a 2.550 euro al metro quadro. A partire. Grazie Lelli di avermi, io non so chi è che costruisse, non ci ho guardato minimamente, la cosa non mi interessa. Aspettavo che il capogruppo della maggioranza dicesse qualcosa, ma per lui è normale questo. Un attimo fa abbiamo avuto un piccolo, mi ha tolto la voce. Una volta per uno, adesso va solo politicamente corretto. Abbiamo avuto uno scambio di idee molto amichevole sui massimi sistemi della Chiesa e quant'altro, per dire che non ci trovavamo molto in queste faccende, e direi che la correttezza e tutto l'insieme parte anche dalle piccole cose, perché è vero che hanno buttato giù una casa, è anche vero che hanno già messo tre casette per gli operai, c'è già la gru che viene su,
è stata addirittura tagliata la strada per fare delle fognature, eccetera, quindi non è che l'ha solo buttato giù, è riduttiva la cosa. Non c'è un cartello di inizio di lavoro, dia e quant'altro, per cui se voi mi dite io che cosa vado ad approvare stasera, e quando ho detto che la Bollini si era dimessa perché la mancanza di potere è logora, cioè è questo. Signori, io sono qui, non sono tifoso del Milan, ma avrei preferito vedermi il Milan, sono qui a votare una cosa che dovremmo autorizzare da stasera in avanti o da tra un po' in avanti, stanno già lavorando. Qualcun altro che inizia a lavorare viene stangato. Io due pesi e due misure non le posso aspettare. Se questo è il capogruppo della maggioranza va bene, a me no. Faccio un tentativo prima di togliere la parola a qualcuno, perché c'è un cavetto staccato qua per vedere se poi funziona tutto. Perché non volevo togliere la parola a nessuno, mi sono accorto che c'è un filo qua, se no, non so per quale ragione. Magari sei tu che interrompi. Non prenda la scossa, Presidente. Adesso che va? Adesso mancherebbe altro. È la colpa di questo. Altri su questo argomento? Antinucci. Sì, anche personale, no. Alla conferenza di capigruppo mi sembrava fosse stato, richiesto che da alcuni giornali locali erano addirittura messe in vendita delle case. E qualcuno aveva appunto ipotizzato che fossero di questo scomparto, e mi sembra che quest'anno, non so se siamo in tre, quindi era il consigliere di minoranza, è stato risposto un po' è rimasto così questo accenno, ma più che altro poi non tanto per questo aspetto qua, pensato che non era possibile, ma perché si parlava di quote di mercato molto basse rispetto a quelli che sono magari i valori diciamo medi adesso dell'acquisto di una casa, quindi c'erano su alcuni giornali locali dei prezzi più bassi rispetto a quelli che sono di mercato. Poi si è fatta una riflessione su quello che era poi anche il messaggio pubblicitario che dice a partire da una certa quota, e quindi insomma poi vogliamo capire anche in questo caso che cosa si significasse. Quindi mi sembra che l'osservazione fosse partita dalla minoranza, ecco, quello che quindi non mi sento di ecco. Ovviamente un chiarimento oggi c'è stato anche rispetto ad alcuni dubbi che sono emersi, cioè che ovviamente i lavori non sono iniziati prima che vengano decisi dal Consiglio Comunale, questo mi sembra fondamentale, ecco. E quindi riguardanti quello che stiamo provando oggi. Quindi direi che noi siamo soddisfatti, io sono soddisfatto delle risposte anche date. Altri interventi? Consigliere Poletto. Brevissimo, non è tutto in replicare. No, non è il problema di quello che fa una ditta che mette in vendita appartamenti o altro, affari loro. Non possiamo certo noi correre dietro a queste cose. Se cioè, ci sono estremi perché hanno truffato, qualcuno ci penserà qualcun altro. Insomma. Non riguarda questo consiglio. Semmai riguarda l'opportunità di concedere determinate attività anche di demolizione, a meno che non sussistano pericoli incombenti, e questo vanno dimostrati, come è noto, in presenza di una richiesta globale di ristrutturazione. Questo è un discorso di opportunità che, una volta, mi sembrava fosse meglio, e meglio indirizzato, non concedendo i lavori di demolizione e dicendo aspettate tempi molto limitati. Ci sono altri interventi, mettiamo in approvazione, ci sono necessarie dichiarazioni di voto, mettiamo in approvazione? No, non è fondamentale. Mi è stato sollecitato due volte. Cioè, è chiaro che tutte le premesse che
Marcello Nelli ha detto che va a riqualificare un'area e che dà più parcheggi, eccetera, sono tutte cose vere e non possiamo certo nasconderci dietro una mano di tutto questo, che è una zona degradata, che con la strada chiusa sono stati anche un po' massacrati, se vogliamo, eccetera, tutte cose vere. Io avevo solo un po' il sospetto che qualcosa non andasse. E dato che Leo Luca Orlando dice che il sospetto è l'anticamera della verità, ogni tanto piace citarlo, anche se non condivido molto. Però con questo non è che votiamo contro. Mi sarebbe piaciuto sapere se, se per la maggioranza questo era un modo di procedere corretto. Mi hanno detto di sì, ne prendo atto, punto. E ci asteniamo su questo punto. Mettiamo in approvazione il punto, ci sono altri no. Allora mettiamo in approvazione il punto numero 5, chi è d'accordo? Chi è contrario? Chi si astiene? 4 astenuti e nessun contrario, se ho visto bene. Mettiamo in approvazione anche l'immediata esecutività della delibera, chi è d'accordo? Chi è contrario? Chi si astiene? 3 astenuti invece sull'immediata esecutività della delibera.